Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su My Summer Car, ma non per un gameplay, non per una serie, ma per avvisarvi di un ennesimo cambiamento all'interno di questo gioco. È uscita una patch il 29 di maggio, quella che dovrebbe essere una delle ultime grosse patch, perché lo sviluppatore ha detto che il gioco sta arrivando al termine dello sviluppo e ha già, diciamo, in cantiere una sorta di seguito che si chiamerà My Winter Car, quindi ambientato in ambiente invernale. C'è un patch log veramente enorme, io adesso ve lo elencherò un pochino. Hanno risolto dei bug, ovviamente, quindi i bug nel change log ve li salterò. C'è un bug con la ragazza su schema, quello ve lo salto. Anche errori nella misurazione dei cavalli, insomma, della vettura in pratica. E un'altra cosa interessante che è stata aggiunta è quando fate il rally, cosa che non abbiamo mai visto sul canale, nel parco chiuso è possibile comprare parti di motore e quindi andare a perfezionare il nostro motore, mentre prima non lo si poteva fare. Un'altra cosa importante è quando noi, ricordate adesso non abbiamo l'orologio perché è una partita appena iniziata, ma quando rubavamo l'orologio al tizio che è l'ubriaco, ora lui potrà provare a riprenderselo, quindi potrà venirci incontro a cercare di riabbatterci, a riprendersi l'orologio. Hanno risolto anche dei bug dove la ragazza o la ragazza, quelli sull'auto che spara musica a palla, entravano nella nostra macchina, insomma. Un'altra modifica importante è che il rally, quello che vi ricordate, fa da una parte e poi la parte inversa, appunto con il parco chiuso lì in città, ora si divide in due coppe. La Junior Cup e la Amateur Cup con diversi prezzi e così via. Un'altra cosa importante, hanno messo la possibilità di verniciare i paraurti, quindi la possibilità di cose che non si poteva fare prima. Adesso non mi ricordo dov'è il paraurti, queste parti qui che non si potevano verniciare, dovrebbe essere possibile farlo. E hanno cambiato una cosa molto interessante che mi piace molto: l'avvio e lo spegnimento del motore del trattore. Hanno regolato i motori del trattore e del camion in modo che non sparino, diciamo, un po' a caso, diciamo un po' più realistico. Infatti hanno introdotto anche la perdita d'aria del camion, quindi è molto più realistico. Ora possiamo installare qualsiasi tipo di diciamo copricerchio a qualsiasi ruota. Ma la cosa interessante è che ora per togliere una gomma dovremmo alzarla con il crank, quindi quello è una cosa molto molto interessante. Per quanto riguarda invece il trattore ora avrà il freno a mano tirato ogni volta che ci fermiamo, che è una cosa forse un po' più scomoda da fare. E hanno migliorato anche il sistema di salvataggio, quindi la possibilità di salvare proprio la posizione delle sospensioni, la posizione di molte più cose rispetto a prima. E il salvataggio ora, se giocate in modalità mortale, viene eliminato istantaneamente con la morte del personaggio, quindi non si può più fare Alt F4 e salvarsi in extremis. È stato peggiorato l'effetto dell'hangover. Quindi praticamente quando ci ubriachiamo ora ne pagheremo di più le conseguenze, quindi dovremo fare attenzione. Hanno cambiato il sistema elettrico della macchina, che l'ho trovato molto macchinoso, ora si abbina con la carrozzeria, insomma, da quello che ho capito. Hanno risolto bug che lo zio continuava a parlare senza mai fermarsi. Si alza il carrello caricatore del trattore molto più in alto rispetto a prima, ma... E hanno reso molto più ostica da guidare la Rusco, quindi quell'auto tutta distrutta. È possibile annullare gli acquisti che si fanno nel negozietto, quello che vedete qui, adesso ve lo faccio vedere, quello classico. Ora potete col tasto destro annullare gli acquisti, quindi non siete più costretti a comprare o lasciare la roba lì nel carrello e andarvene. Sono stati fatti tanti cambiamenti, anche le gomme, quelle che recuperate, quelle diciamo marce, possono passare la revisione a patto che non abbiano un livello di usura troppo alto. Quindi è molto interessante questa cosa. E hanno migliorato anche, ha migliorato l'unico sviluppatore, anche il fatto di delle pene, diciamo, perché ora investire un pedone durante la rally ci porta a un tot di pena, di omicidio in pratica, quindi pagherete di più e avrete appunto tot giorni in prigione da passare, quindi è proprio considerato omicidio, cosa che prima se investivate qualcuno non succedeva nulla. Praticamente ora
avete la polizia che vi ferma e vi multerà se guidate la Rusco, cosa che prima non capitava perché comunque è priva di revisione, priva di targa. E soprattutto quando passerete la revisione, che adesso anche qui vi faccio vedere dove si faceva, passate la revisione di quest'auto perché ovviamente la state assemblando, poi dovete omologarla. Quando andrete qua in alto al centro di revisione, la revisionate, vi passa. Hanno risolto un problema che avevo forse riscontrato anch'io con i freni, però ogni tot settimane dovete tornare a fare la revisione, quindi dovete fare molta attenzione a quello che montate all'interno. Praticamente ora anche il nuovo, diciamo, cofano davanti in fibra di vetro, se non ricordo male, adesso non so se è qua da vedere. Dovrebbe essere forse questo, passa alla revisione, quindi ha deciso, lo sviluppatore ha deciso di omologare pure lui. Praticamente ora vi multeranno con 3 giorni di prigione in caso di fuga per non incappare in multa, cioè in pratica salterete la mega multa, ma se scappate vi prendono, o prima o poi vi prenderanno comunque, vi verranno a prendere a casa, avete 3 giorni di prigione solo per quello, però non pagherete la multa. E praticamente sì, anche le multe non pagate vengono combinate, diciamo, in giorni di prigione. Quindi questo vi risolve molte cose che magari vi tagliavano le gambe all'inizio. E io veramente mi sto leggendo un po' di cose che hanno cambiato, che ho un po' tradotto, ma ne sto saltando veramente a decine, quindi c'è veramente di tutto qui dentro, ma le cose più importanti credo di avervele dette. E è un gioco che sicuramente si appresta verso la fine, perché già tempo fa, già l'ultima patch, quella di dicembre, quindi 6 mesi che lo sviluppatore non rilasciava nessuna patch, già quella aveva una storia e un finale che diciamo finisce più o meno come inizia il gioco, quindi è interessante. Poi io non trovo il finale di questo gioco molto, molto stimolante, nel senso che perché poi vi porta proprio a finire il gioco, ma mi piace talmente tanto vagare e fare i vari lavori che non mi interessa, diciamo, finire la storia per come deve finire. Oh, aio. E niente. E niente, il gioco è uno degli indie, secondo me è uno dei miei indie preferiti, uno dei giochi che comunque come qualità prezzo è ottimo, per quanto la grafica sia discutibilissima, priva di dettaglio, ma è veramente funzionale, vi permette di fare veramente tutto. Vi rimando, se non l'avete visti, agli episodi, 10 episodi dove mi gioco la mia vita, faccio i vari lavori, ottengo un po' di soldi. Intanto sto pensando se ci sono altre cose. Sì, hanno aggiunto che il clacson alle auto, quindi cosa che prima non c'era. E soprattutto ora con i gesti potete, se siete in macchina di vostro cugino e lui sta guidando come un pazzo, potete fargli un gesto. E con il gesto, adesso qua non riesco a prenderla su, con un gesto lui rallenterà ad una velocità più umana. Ora praticamente, anche se vi rifugiate nel negozio di ricambi di motori, la polizia vi troverà anche lì. Cosa che non avevo mai fatto, ma ho scoperto che tanti si nascondevano lì. Se premete K, Ciao. gli NPC ora reagiscono, quindi vi rispondono. E niente, questo è. Si parla anche di evaporazione del carburante. E anche hanno risolto un bug dove non diluiva correttamente il liquido, diciamo il succo, quando lo creavate con il lievito e i succhi. È cosa molto interessante perché se sbagliavate la dose, voi consegnavate e vi pagava il tizio, io lo producevo qui, il succo non era buono, lui lo reputava una truffa e la mattina dopo vi trovavate tutte e 4 le gomme bucate, quindi alternativa a comprare 4 gomme nuove o portarle a farle sistemare. Insomma, cose da fare veramente ce ne sono tantissime. Adesso io ho spianato la moto, vedete, è un gioco che per chi non lo conosce, probabilmente chi lo conosce lo sa, che vi fa anche arrabbiare perché al momento non sapete la moto dov'è, non sapete all'inizio. La tentazione di renderlo subito è forte, ve lo dico onestamente, ma non vi passa, diciamo, in tempi brevi, perché adesso, mannaggia, non riesco. Hanno aggiunto che il cavalletto nella precedente patch, quindi la potete mettere in piedi, ma io ci sono proprio caduto, quindi
Devo trovare. C'è un punto. Poi dopo un po' imparerete. Eccola qua, la Jones. La potete prendere in qualche modo, raccogliere, sollevare e rimettere a posto. Tante cose dovete capire un attimino come fare ad attivarle, dove cliccare per intervenire, per prendere le cose. Sono cose che una volta che imparate, il gioco vi comunque vi piace, perché veramente arriverete al punto poco avanti di dove siamo ora, che siamo proprio all'inizio, di conoscere vostro zio e che lo conoscete già, qua c'è un regalo che non apro perché ci sono i tuoi soldi, ci sono le tue cose per iniziare, e vi presterà a causa della sua perdita della patente il suo furgone, il suo camion, e farete lavori di spurgo, qua potete portarla in linea col trattore, trattore che dovrebbero aver rifatto, anche hanno aggiunto anche la possibilità di agganciarlo con il cavo da traino e hanno, come vi dicevo, aumentato l'altezza di queste pale qua. Dovrebbero averlo rifatto un pochino perché... Allora, se non ricordo male, hanno cambiato anche il metodo di accensione del trattore. No, questo è l'acceleratore. Cioè, la cosa che mi piace tantissimo è veramente questa. Il fatto di... vedete, adesso fa fatica anche a rimanere acceso, quindi è proprio interessante. Gli do una gasata. Metto la prima e non parte. No, lo apprezzo molto questo. Anche perché poi hanno aggiunto... E vabbè, io mi fermo perché... Ah, ma forse era tolto il freno, che dovevo partire semplicemente. Il freno partiva già disabilitato. Ma gli metto un po' più di carico qua. Ecco, così mi lo tiene un po' più accelerato. No, il gioco del differenziale. Ok, stiamo partendo. Okay. Così è tolto. Okay. Vabbè, io mi fermo, lo spengo, scendo. Voglio vedere se mi attiva il freno. Ok, l'ho spento. Vabbè, niente. Ok, trattore fermo, completamente fermo. Chiudiamo la portiera, poi vedete che qua dovete ricordarvi di prendere il triangolo che vi serve sulla macchina. Ok, me lo toglie in automatico il freno, ma... O si autofrena. Boh, vabbè. Allora, ragazzi, ho fatto una giocata così perché non esisto. Io sto gioco mi piace veramente tantissimo. Qua agganciamo, andiamo a raccogliere la legna. Ho scaricato anche una mod per poterlo giocare in doppio, ma è veramente una cosa penosa perché non è. Non si presta molto, insomma. La Digging Bar, devo ancora capire cos'è. È un gioco che magari avrà ancora qualche patch. Non credo una patch grossa, da quello che ho capito, perché lo sviluppatore vuole farlo uscire dall'early access e renderlo un gioco tranquillo. E tranquillo, finito. Tranquillo. È bruttino da vedere graficamente, però quello che vi offre è qualcosa di assolutamente unico. Io pagherei per vedere altri giochi del genere, perché veramente vi consente di vivere una vita e gestirvi. Poi a me fanno impazzire tutte quelle cose, vai, fai pieno alla macchina, vai, porta di qui, porta di là. Molto punitivi anche a volte. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova patch di My Summer Car. Io direi che potrebbe essere per voi arrivato anche il momento di pensare ad acquistarlo, perché comunque il gioco costa 14,99 euro, è uscito ormai 3, 4, quasi 4, a ottobre saranno 4 anni, direi che è figo, senza dubbio. Figo e fa, diciamo, sognare, perché vi lascia comunque una libertà. Poi dovete pagare anche le bollette. Insomma, se avete qualche domanda e non avete visto i video precedenti, guardateli. Ma se avete qualche domanda, comunque, scrivete qua sotto che io posso rispondervi per quanto so. Un po' di roba, mangiamo, beviamo. E con una birra io vi saluto. Ecco qua. E vi saluto. E alla prossima. E ciao ciao.